Buongiorno e bentrovati con la rassegna stampa di TRG e con le notizie di oggi, venerdì 25 giugno 2021. Partiamo dalle pagine del Messaggero in cui si parla di sanità con la corsa della variante Delta, perché i casi sono aumentati di 10 volte in un mese, scatta l'allarme, soprattutto per chi non è vaccinato, perché ci sono meno rischi per coloro che hanno ricevuto la profilassi. Banca Italia intanto denuncia mascherine sospette, frodi per miliardi, sono coinvolti anche i politici. La foto di copertina ci porta a Miami, giù il palazzo come l'11 settembre, il crollo nella notte, 3 morti e 100 persone disperse sotto le macerie. Lo vedremo fra poco, intanto però noi parliamo dello scenario e della lotta alla pandemia. Lo scenario nazionale: vola la variante Delta, i casi sono aumentati di 10 volte in un mese, in Campania oltre 80 contagi, l'Europa è in allarme, c'è il piano per potenziare i tracciamenti, il commissario Figliuolo intanto dice ci sono meno rischi per chi ha ricevuto 2 dosi di vaccino. L'ondata in Inghilterra ha portato a 16.000 infetti in un giorno, continuano a salire i contagi nel Regno Unito proprio a causa della presenza della variante indiana. Intanto a maggio, nell'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità Italiano, la mutazione indiana rappresenta solo l'1% dei casi totali. Dall'intervista con Massimo Ciccozzi, che è il dottore dell'Università Campus Biomedico di Roma, dice il dottore è un ceppo molto contagioso, per fermarlo subito è urgente moltiplicare i test. L'epidemiologo ha anche detto in Italia non è ancora presente la variante come nel Regno Unito, ma sicuramente potrebbe essere un pericolo sottostimato. E poi in primo piano il Green Pass in discoteca, un'app per fare i controlli, è già scaricabile ed è stata sviluppata dal governo, funziona con la verifica del QR code. Allarme abusivismo, ci sono verifiche delle forze dell'ordine su feste e assembramenti illegali. Oggi è previsto il parere del Comitato Tecnico Scientifico sulla data di riapertura dei locali da ballo, poi ci sarà anche il decreto di Palazzo Chigi. Intanto il caso anche sul nuovo mistero sull'origine del virus, la Cina ha nascosto i primi campioni, e questa la denuncia di uno scienziato degli Stati Uniti che ha dichiarato sono state depistate le indagini sulla circolazione a Wuhan. La relazione di Banca Italia in primo piano, mascherine, aiuti pubblici, sospette frodi per 8 miliardi con il coinvolgimento di politici, scattati 2.277 alert, 6 volte su 10 sono state scoperte operazioni illecite. Clemente ha detto adesso la criminalità punta alle risorse del recovery plan. Le segnalazioni totali nel 2020 all'Ufficio per le informazioni finanziarie hanno raggiunto 215 miliardi. Prezzi gonfiati, certificati falsi e ai medici dispositivi difettosi, così si facevano soldi con il virus. Le pratiche svelate in 16 mesi dalle inchieste della magistratura e dai sequestri delle Fiamme Gialle. Dalle pagine della Nazione invece in primo piano si parla di politica con Grillo che ferma Conte. Il Movimento 5 Stelle sono io, è stato commissariato l'ex Premier, il comico ha ripreso le redini, intanto la trattativa sullo statuto è aperta, ma il fondatore dei 5 Stelle vuole dettare le regole. La foto di copertina ci riporta purtroppo alla cronaca, uccise per caso, tragico destino di Elisa Campeol di 35 anni che è stata accoltellata da uno sconosciuto, e Miriam Segato invece falciata a Parigi dal monopattino guidato da 2 infermiere. La cronaca ci conduce anche alle anticipazioni dalle città dell'Umbria, i 2 incidenti sulle strade umbre di ieri, uno a Bevagna è stato investito e ucciso un anziano di 88 anni, e poi a Magione lo scontro fra una jeep e una betoniera in cui ha perso la vita un uomo di 46 anni. A Nocera Umbra invece è stata ritrovata all'alba la 16enne che era fuggita da casa dopo una lite, ma lo vedremo fra poco. In primo piano però, lo abbiamo appena detto, la politica con Grillo che avvisa Conte, il leader sono sempre io, il comico ai deputati 5 Stelle, l'ex premier deve capire che posso essergli molto utile, è lui che ha bisogno del 5 Stelle, non io, è lui che ha bisogno del Movimento 5 Stelle. Le prossime tappe, poi ha anche detto Grillo, vi prometto che entro pochi giorni presenteremo il nuovo statuto. Dalle pagine invece internazionali, la tragedia negli Stati Uniti con il crollo di un palazzo a Miami, scene da 11 settembre, un centinaio di dispersi nei 12 piani dell'edificio che si sono sbriciolati, ieri sera confermati 3 morti, ma si scava nelle macerie. Dunque una tragedia sulle spiagge d'oro del turismo in una zona popolata prevalentemente da cittadini di origine sudamericana. E la dinamica è ancora tutta da chiarire, i lavori sul tetto che interessavano l'edificio sono durati
durati e duravano da oltre un mese e hanno causato importanti perdite d'acqua. Noi passiamo alle pagine regionali con la Nazione, in primo piano la cronaca, strade di sangue, muoiono in due. Un uomo di 46 anni si è schiantato con la sua Jeep al Trasimeno, un anziano invece è stato investito e ucciso a Bevagna. Cambiando argomento, la foto di copertina invece testimonia la voglia di ripartenza del mondo della cultura, c'è il festival Tutti a Bordo, perché oggi inizia il Due Mondi di Spoleto diretto da Monique Vogt. E lo vedremo proprio fra poco. In primo piano, strade di sangue, scende dall'auto e viene travolto. Un pensionato muore vicino a casa. La tragedia è successa a Bevagna, l'anziano si era fermato per buttare via l'immondizia, accostando lungo la strada. È rimasto però incastrato sotto un'utilitaria. Inutile purtroppo il pronto intervento del farmacista, della farmacia che proprio si trova in via Alcide De Gasperi, dove l'uomo ha purtroppo perso la vita. Una strada provinciale interna della città che è molto trafficata. Le indagini sono in corso e al momento non risultano però esserci elementi tali da far pensare a cause dovute all'alta velocità. A Petrignano invece la 16enne investita resta ricoverata, le sue condizioni sono stazionarie. Di questa 16enne investita nella mattinata di mercoledì in via Indipendenza proprio a Petrignano. E l'altro fatto di cronaca purtroppo in cui ha perso la vita un uomo di 46 anni è successo a Bevagna a causa di uno scontro fra una Jeep e una betoniera. L'incidente a Magione, lungo la via che collega le frazioni di Case Nuove e San Savino, sono stati purtroppo inutili soccorsi, le indagini in corso della Polizia Municipale. Il conducente del mezzo pesante era dipendente di una ditta non della zona, è rimasto illeso anche se sotto shock. La vittima invece purtroppo è Alessandro Tomassoli, era nato all'estero ma era ormai residente a Case Nuove e la comunità lo conosceva ed è ovviamente sconvolta per l'accaduto. Cambiamo decisamente argomento, siamo a Perugia e parliamo ancora una volta di Malamovida, scatta l'alcol test in centro, una nuova stretta nel fine settimana, da stasera infatti le pattuglie della polizia effettueranno i controlli, l'assessore Merli dice più verifiche anche nei locali. Il fenomeno riguarda una fascia di età amplissima che va dai minorenni agli ultra quarantenni ed è ovviamente un male comune a molti comuni dell'Umbria. Il dibattito poi, il sindaco della notte c'è già e ci sono anche l'assessore e una giunta intera. Sui Vespasiani, architettura sociale e opere d'arte, l'architetto Mauro Monella parla di scatole dell'orrore, caldeggia il ritorno dei VC, infatti prosegue proprio in città fra chi è favorevole e chi è contrario il dibattito sull'installazione o meno delle toilette chimiche nell'Acropoli. Dalle pagine di Perugia siamo a Nocera Umbra, una 16enne scomparsa da casa ma è stata fortunatamente trovata all'alba, la ragazzina aveva litigato con i familiari, le ricerche si sono protratte nella notte, si era mobilitato peraltro pure il sindaco che aveva partecipato alle ricerche, uno dei vigili del fuoco l'ha convinta a tornare a casa e ha detto così ho cercato di calmarla. Giovanni Petrucci è proprio il vigile del fuoco che è riuscito a convincere a tornare a casa la 16enne, l'hanno rintracciata grazie al telefonino con la localizzazione dei cellulari. L'emergenza ha visto tanti interventi anche di giovani volontari in campo, anche una unità cinofila. E poi proprio su questo aspetto si parla di problemi dei giovani, quali sono scuole e lavoro, questo secondo Silvia Bagnarelli che è assistente sociale del centro di ascolto della Caritas. La professionista infatti sostiene che soprattutto le famiglie siano in parte corresponsabili di una crisi dei giovani, il disagio però dei genitori dice è quello. È legato anche a quello dei figli. E di nuovo si parla di Covid con la variante Delta, 35 sono i casi in Umbria, ha colpito chi non era vaccinato. La microbiologa Mencaccia ha detto i cluster sono stati 20, ma al momento i positivi restano soltanto 2, i focolai si sono avuti nel Ternano e a Città di Castello, solo una delle persone infette era coperta. In Umbria attualmente la prima dose è stata somministrata invece per quanto riguarda i vaccini al 63% della popolazione vaccinabile, il 75% dei cinquantenni ha già fatto la prima dose, stessa cosa per la metà dei quarantenni. Di tutto questo è emerso nel report del nucleo epidemiologico della regione Umbria, un quadro nettamente positivo, e allora facciamo proprio il punto nel servizio. Una
andamento decisamente positivo, con un indice RT sotto l'1, una costante continua discesa dei ricoveri ordinari in terapia intensiva e dei decessi. È il quadro prospettato dal nucleo epidemiologico regionale nel report settimanale sull'andamento della pandemia in Umbria. Gli attualmente positivi per 100.000 abitanti sono ancora inferiori al tasso medio nazionale e si conferma anche la stabilizzazione verso il basso del tasso di incidenza regionale, 11 casi per 100.000 abitanti. La riduzione si attesta in tutti i distretti, ad eccezione della Valnerina, dove invece l'incidenza è più alta. Si consolida verso il basso anche la quota dei positivi sui nuovi tamponi, a conferma dell'adeguata azione di tracciamento dei casi in tutto il territorio regionale. Riguardo alle vaccinazioni, in Umbria il 63,23% della popolazione vaccinabile ha ricevuto la prima dose di vaccino, oltre il 50% dei quarantenni e il 75% dei cinquantenni. Complessivamente sono state somministrate fino ad ora 690.589 dosi sul totale delle 731.482 consegnate. Riprendiamo con le notizie regionali dalle pagine della Nazione, si parla ancora di Covid, di vaccini, l'AFAS in campo, a San Sisto il nuovo hub, la nuova sede vaccinale, oggi alle 13 sarà inaugurata, alla presenza del sindaco e dei vertici della sanità, il presidente Antonio D'Acuto dice ancora una volta siamo vicini alla gente, la struttura all'interno del locale sarà presente un macchinario per sanificare l'aria 24 ore su 24, l'iniziativa poi di AFAS e ASL Umbria 1, cresciamo, progetto per bambini e famiglie, attività per promuovere le capacità relazionali e cognitive dei piccoli attraverso una genitorialità consapevole. Accade in città, a Perugia, in centro e nei parchi col wifi libero. Sono già funzionanti le 127 stazioni sulle 150 installate dal comune per restare sempre connessi all'aperto. È semplice e gratuito, per collegarsi non è necessaria la registrazione, ma basta un semplice clic. E poi si parla di cantieri, sono stati raddoppiati i turni, così combattiamo le code, queste le parole dell'assessore regionale Enrico Melasec. Dal venerdì alla domenica le imprese lungo la E45 e le altre statali lavoreranno dalla mattina alla sera, è stato infatti siglato un accordo fra ANAS e Regione, Melasec ha detto è una mossa per contenere i disagi negli spostamenti dei turisti ma anche ovviamente degli umbri. La ripartenza dell'Umbria, 10 milioni per aziende e occupazione, l'annuncio della Tesei durante il bilancio GEPAFIN, la Presidente ha dichiarato coprire finanziarie per 3 anni un quarto dei contributi del costo del lavoro. La finanziaria, sono state effettuate 1.350 erogazioni ma da ora in avanti sostegno agli investimenti. Passiamo alle notizie dalle pagine dell'Umbria con il Messaggero, in primo piano ancora il Covid, varianti con il dominio dell'Indiana, sono più di 30 i pazienti contagiati, in corso il sequenziamento di altri campioni prelevati anche a Norcia. Antonella Mencacci dice il tracciamento fa scoprire altri 11 ceppi. Da Perugia, alcol test per battere la mala movida, da stasera controlli su chi guida le auto che escono dal centro, si alza l'asticella della sfida nei confronti di chi ha rovinato le notti nel weekend in centro storico. In primo piano anche il Due Mondi sul sipario, inserto speciale del Messaggero, lo vedremo fra poco, dedicato al festival. Però in primo piano la pagina sanitaria, variante indiana, oltre 30 contagiati, in corso il sequenziamento di altri campioni che sono stati prelevati anche a Norcia, la Mencacci ha detto oltre ai 20 ceppi individuati il tracciamento ne ha scoperti altri 11, per quanto riguarda i vaccini sono state superate le 11.000 somministrazioni in un solo giorno. E poi l'economia, ripresa, 10 milioni di fondi regionali per imprese e lavoro, è stato archiviato il tempo dei sostegni segni indistinti a famiglie e aziende, si legge per le imprese umbre si apre la stagione dello sviluppo, tramite il suo braccio operativo finanziario GEPAFIN la regione è infatti pronta a mettere in campo 10 milioni di euro di fondi regionali per quelle imprese che intendono investire nel lavoro. Le notizie con il Corriere dell'Umbria, in copertina ancora 10 milioni per creare più lavoro, la misura è stata illustrata dalla Presidente Tesei, in foto invece il castello di Gaucci che finisce all'asta e a Torre Alfina, il castello è appartenuto al compianto Presidente del Perugia e verrà messo all'asta il 13 luglio, prezzo di partenza 3 milioni. E la cronaca ancora, incidenti a Bevagna e Magione, due purtroppo
dopo le vittime. Un uomo di 88 anni è stato urtato da un'auto mentre gettava l'immondizia, un 46enne è finito con la sua Land contro una betoniera. Tutte queste notizie le vediamo nel dettaglio. 10 milioni per le aziende che assumono, l'iniziativa illustrata dalla Presidente Tesei. Si parla di cantieri aperti nei fine settimana con doppi turni, me la Secchi ha detto che l'obiettivo è quello di accelerare in vista dell'esodo estivo. E poi invece il PNRR, entro il 2021 i primi 15 miliardi, l'Umbria stia in allerta per la sua parte. Questo è l'appello della senatrice Fiammetta Modena di Forza Italia ai parlamentari sugli interventi e le misure del Recovery Plan. Per le cartelle esattoriali servono rate a 20 anni, è la provocazione del presidente dell'Ordine dei Commercialisti Andrea Nasini in vista della scadenza di mercoledì. Per l'emergenza Covid, Coletto, casi e ricoveri sono in calo, è fondamentale e funziona il contact tracing. E poi invece primi per portare turisti nei piccoli centri bisogna farci tornare a vivere i giovani, lo ha detto proprio il presidente dell'associazione I Borghi Più Belli d'Italia Primi in vista della manifestazione La Notte Romantica in programma per domani. I Borghi Più Belli d'Italia è un'associazione che è nata nel 2001 e che promuove i piccoli centri abitati italiani. La mappa dove andare per far festa, sono 17 i borghi umbri che partecipano all'edizione La Notte Romantica dei Borghi Più Belli d'Italia. E invece, sempre per quanto riguarda l'immagine dell'Umbria, Spello batte Assisi sui vasetti di Nutella e c'è anche la cascata delle Marmore che invece vince su Monteleone nel contest. Vincitori, i vasetti di Spello e delle cascate delle Marmore della prima limited edition ispirata dai consumatori che è in arrivo sui punti vendita a partire dal prossimo ottobre. Le notizie dalle città, restiamo con il Corriere e partiamo da Perugia. Perugia 4.0, wifi gratis in centro e nei parchi, città ultra digitale per residenti, turisti e studenti. L'assessore Giottoli dice la rete permetterà servizi innovativi. In commissione invece variazioni di bilancio, nuovi fondi per le scuole, dopo gli interventi di Santa Lucia con le strade e Casteldelpiano, spiragli anche per Sant'Erminio e Tiglio. Ancora da Perugia, pronto soccorso, 160 accessi in un giorno, un super lavoro per l'equipe del responsabile Paolo Groff, che ha detto in epoca Covid al massimo 50 utenti in 24 ore. Torna il bando per i rimborsi dei centri estivi, l'opportunità per le famiglie. Sul sito del Comune di Perugia l'elenco delle strutture che ospitano le attività e le modalità di iscrizione. Ed invece ancora da Perugia, il Comune vende fabbricati e terreni per Palazzo Rossi Scotti 1,3 milioni. L'alienazione di 7 lotti per un valore base di oltre 6 milioni è prevista il 26 luglio, offerte entro il venerdì 23. Fallimento Perugia Calcio, all'asta lo abbiamo detto e visto, il castello di Gaucci si parte da 3 milioni. A Corciano sono stati inaugurati 3 campi da padel al Gerlinde, il sindaco di Corciano Cristian Betti ha detto lo sport è un importante volano per il territorio. In bicicletta invece a Perugia con i libri ambientati in città è in programma per oggi il primo dei 3 itinerari proposti nell'ambito di Bike and Book. Ancora da Magione la cronaca, scontro betoniero Land, muore a 46 anni, Alessandro Tomassoli ha perso la vita tra Casenuove e Dirindello, è stata disposta l'autopsia. Per la dinamica l'uomo ha perso il controllo del veicolo ed è stato sbalzato dal mezzo. Un incidente poi si è verificato ieri alle 4 fra Torricella e Magioni, in galleria sul raccordo, la strada è stata chiusa per 2 ore. Cambiando argomento, verso Arezzo invece un infermiere Bastiolo, sempre in prima linea durante le emergenze. Federico Pecetta ha scelto l'ospedale di Arezzo per avvicinarsi alla famiglia. A Bergamo dice: ho imparato a reagire e a mettere da parte il dolore e la paura. Ad Assisi, da Enel, nuova illuminazione per la Basilica di Santa Chiara. A Petrignano invece è stata investita in Viale Indipendenza la ragazza, la giovane si trova ricoverata in prognosi riservata a Perugia a 16 anni. Ad Assisi, amministrative, Ciotti è il quinto candidato sindaco, l'associazione Chiocciola Sinistra in campo da sola come 5 anni fa, dice manca attenzione per il territorio, nessuno deve rimanere indietro. E poi invece è ricercato in Brasile per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dalla polizia proprio ad Assisi. L'avvocato 56enne è stato rintracciato in un albergo, ora deve scontare più di 7 anni di carcere per aver derubato
rubato una fondazione. Andiamo ancora avanti, un inserto sulle auto che lasciamo alle vostre letture, noi però passiamo alle notizie dalle città. Da Todi, concluso il recupero di Montemolino con Ceca Nibbi e Ripaioli, fa parte del progetto Tre Borghi sul Tevere, investiti in totale 500.000 euro. Domani l'inaugurazione dei lavori nel centro storico della frazione. Estate ricca di eventi, giugno si chiude con Piazzolla, dal prossimo mese si spazia dalla musica al Carnevale degli Animali, ad agosto invece ci sarà il festival. Siamo sempre a Todi, invece a Marciano un doppio appuntamento dedicato alla Festa dei Boschi. Domenica iniziativa Santa Polinare, San Biagio della Valle, sono previste visite guidate, passeggiate e momenti enogastronomici. A Città di Castello c'è il via libera per la nuova sede del Franchetti. È stato approvato il progetto esecutivo dell'istituto per 4.400.000 euro, entro l'anno la gara d'appalto. Sempre per i lavori partono quelli per la rete idrica in viale Parini a Trestina, investimenti per 530.000 euro per la sostituzione delle condotte e il rifacimento della pavimentazione stradale. Violenza sulle donne: in Alto Tevere in un anno 280 richieste d'aiuto. Le associazioni e gli enti hanno fatto un bilancio dell'attività e sono stati effettuati 76 colloqui. Ad Umberti dei negozi del centro rialzano le serrande tutti i venerdì sera, al via l'iniziativa che andrà avanti per tutta l'estate. E poi invece sempre ad Umberti dell'evento da oggi a domenica Centauri in strada per l'edizione numero 14 di Moto Amicizia. A Gubbio Chef Esposito inaugura la mostra del tartufo. La città di Gubbio è perla delle tradizioni, ha dichiarato lo chef che oggi aprirà la kermesse alle ore 10.30 per la prima volta una kermesse nella versione estiva. C'è grande attesa anche per Rosita Merli. A Nocera Umbra, 16enne scappa di casa, è stata ritrovata dai vigili del fuoco dopo ore di ricerca. A Gualdo Tadino, al via le domande per mensa e trasporto scolastico, sono previste riduzioni delle tariffe per coloro che hanno un ISEE sino a 6.000 euro. E sempre a Gualdo invece i balestrieri rinnovano le cariche. Ragugini è confermato presidente, nel direttivo della compagnia Valdum anche il vice Rosi e la segretaria Funaro. Maestro d'armi rimane Frappini. Tanti progetti previsti, anche un corso gratuito e nel 2022 il campionato regionale. Da Foligno invece si parla ovviamente di Quintana, che è dedicata alle vittime del Covid. La giostra della sfida si terrà in memoria di Maurizio Metelli, il 25 luglio le prove ufficiali e il 28 l'apertura delle taverne. Appuntamento domani alle 21 all'Auditorium Conterra. Pamela Villoresi e Danilo Rea saranno in concerto a San Domenico, uno spettacolo promosso dagli Amici della Musica, ideato da Valeria Moretti. Foligno 2030 dice dalla giunta nessun impegno sulla sicurezza stradale. Ed invece l'esperienza dell'oratorio al centro dell'assemblea diocesana sarà il tema degli incontri in programma nel fine settimana per parlare di giovani e famiglia con esperti ed educatori. A Bevagna muore investito mentre getta la spazzatura. Un 80enne, Terzo Grilli, ha perso la vita colpito da un'auto guidata da un uomo di 79 anni. Per la politica, la seduta del Consiglio Comunale, tasse e debito fuori bilancio, martedì si riunisce il Consiglio. A Spoleto invece si parla di cultura, con il festival si accendono i riflettori, un grande entusiasmo per il ritorno della manifestazione. Oggi i primi tre spettacoli a Santa Eufemia, Sant'Agata e Piazza Duomo. Intesa San Paolo è uno sponsor a sostegno della 64esima edizione, valorizzazione di storia e patrimonio artistico. La Fondazione Fendi intanto celebra Sol Lewitt e Anna Mahler, iniziative ed esposizioni per gli artisti, l'11 luglio la consegna del premio. A Terni la politica: sono stato lasciato sempre più solo e hanno prevalso le logiche dei partiti. Questo lo sfogo dell'ex vice sindaco Giuli dopo il siluramento, ha anche detto Latini mi ha spesso difeso ma questa volta non è successo. La cronaca: polizia in azione, raid in banca, due fratelli traditi dal DNA, una svolta delle indagini dopo la comparazione tra i loro profili genetici e quelli trovati anche su di un cappello. E poi invece è stato condannato per l'aggressione ai carabinieri un 35enne che aveva tamponato l'auto di un militare, danneggiato la caserma. Il giudice gli ha inflitto un anno di carcere. Sempre da Terni, due escursionisti sono stati soccorsi a Firenzuola e alla Cascata. E poi andando avanti si parla anche di lavoro con Treofan, perché è stato nominato l'advisor, il liquidatore ha assegnato l'incarico ad Arca Partners, si stringono i tempi per la reindustrializzazione del sito. La ricorrenza: oggi festa della polizia penitenziaria, la cerimonia in carcere.
produzioni in aumento nell'anno fiscale. L'AD Burelli parla di segnali incoraggianti anche per quel che riguarda gli ordini. E poi la Festa delle Acque che entra nel vivo, da Terni un ricco cartellone di eventi, in programma anche una conferenza sulla canapa indiana Piediluco con i rappresentanti della startup ternana e Salis. Andiamo ancora avanti, siamo ad Orvieto, crollo hotel Roma, progettista a processo. Parliamo della tragedia che accadde ad Amatrice durante il terremoto del 2016 e costò purtroppo la vita a 7 persone, fra le vittime anche una coppia di Orvieto. È stato rinviato a giudizio per omicidio colposo un uomo di 83 anni. Narni e eutanasia, incontro con Marco Cappato. Ad Orvieto ancora, premiato il bambino che salvò 2 ragazzi in mare. Il sindaco gli ha consegnato le chiavi della città, lui è Michelangelo Presciuttini e gliela consegnate anche nel giorno del suo compleanno. A Narni, incrocio a rischio a Porta della Fiera. Pressing di Bruschini di Forza Italia sul comune per rendere il tratto di strada più sicuro. A Calvi dell'Umbria apre le porte il Teatro degli Occhi. Noi prima dello sport passiamo alle altre notizie dalle città. Con le pagine del Messaggero siamo di nuovo a Perugia, dove si parla dell'università per stranieri e con l'intervista a Valerio De Cesaris. L'università per stranieri deve avere un ruolo in città, riqualificare Santa Margherita, un parco per lo studio e lo svago, partire con la ristrutturazione dell'ex palazzina di Senologia. Sono alcuni degli obiettivi dichiarati, ma anche un laboratorio per dottorandi e assegnisti di ricerca per sostenibilità e sicurezza sociale. La partita invece dalla nuova collestrada ai soldi per l'Acropoli, via libera all'ampliamento, il comune mette i paletti sul traffico e assunzioni. E poi letture e uscite in bici, oggi l'evento di Perugia Pedala, il dibattito del Cardinale Bassetti, i giovani devono essere protagonisti perché sono troppi anni che parliamo della disoccupazione giovanile. Ma la Movida, controlli con etilometro per chi esce dal centro. Da stasera un piano più duro, alcol test lungo le vie principali, pattuglie schierate nelle aree dove ci sono i locali a rischio. In centro, biblioteche e nei grandi parchi spunta e spinta anche per il wifi libero. E poi invece il dramma di cui vi abbiamo già parlato, muore a 46 anni contro una betoniera, è successo a Magione. A Città di Castello, centro antiviolenza in Alto Tevere, hanno chiesto aiuto 280 donne. E poi invece sempre dall'Alto Tevere il progetto entro l'anno appalto per la nuova scuola Franchetti, sempre dalla città di Fernate. Ad Assisi è stato arrestato un latitante brasiliano, a Todi invece edilizia storica, 500.000 per 3 castelli, dopo i lavori festa per Montemolino. La pagina sulla Chiascio, a Valfabbrica, incontro sul futuro della diga, vertice per condividere idee con i residenti, dibattito pubblico per aprire proprio un confronto su un invaso strategico per la zona ma anche per tutta la regione. L'evento, dalle pagine del Messaggero, lo speciale dedicato al Festival dei Due Mondi, la donna è mirabile, oggi si apre il sipario sulla prima edizione del nuovo corso del festival più importante d'Italia, la novità è quella di una direzione tutta al femminile che è targata a Monica Vot, che era direttrice artistica dei Due Mondi e che ha preso il posto di Giorgio Ferrara. Ovviamente quest'ultimo è stato contattato, la Vot ha detto: appena ho saputo della mia nomina l'ho contattato perché e lui è stato un vero signore. Se mi ispiro a Menotti, ha detto, è impossibile non farlo, in ogni parte della città si sente il maestro. Tante altre curiosità, aneddoti e speciali sul festival, fra cui ad esempio gli amici che faranno parte del festival, come Maria Flora Monini, un'imprenditrice micenate, ma anche l'avvocato Salvatore Finocchi e poi la presidente Maria Teresa Venturini Fendi con il ambizioso progetto fra arte e scienza di Fondazione Carla Fendi, la musica sulle note della danza, fra le eccellenze del primo weekend le orchestre di Budapest e di Santa Cecilia in Piazza Duomo, ma anche il teatro dell'Accademia d'Amico al gemellaggio con lo stabile. Noi andiamo avanti con le notizie della città, siamo a Foligno, la Quintana si ritrova e dal Trinci lancia la sfida. Sale la febbre per il primo dei due eventi che andrà in scena al campo il 7 agosto, il Pugilli apre la storica e bella chiesa di San Giovanni Battista alle Puelle. E poi il primato, Giro d'Italia. E da Oscar lo sprint finale in via Nazario Sauro, quello di Peter Sagan che lo ha incoronato nella tappa proprio di Foligno. A Nocera Umbra una ragazzina sparisce ma è stata salvata da una telefonata grazie all'intervento dei vigili del fuoco. A Bevagna, 80enne travolto ucciso mentre getta rifiuti nel cassonetto. Da Spoleto ancora il festival, oggi si alza il sipario, la Budapest Festival Orchestra apre la prima edizione targata Vot, la nuova direttrice artistica ha presentato ieri gli artisti del weekend.
l'esordio. Il caso da Norcia, fioritura di Castelluccio, lo strappo con le Marche, limitazioni ai camper. E poi ancora con le pagine del Messaggero siamo su Terni, mercatino, gli ambulanti costretti a scegliersi il posto. Il trasferimento in centro si complica, è un pasticcio annunciato e sale lo scontro. Le postazioni sono troppo strette o nascoste, Confcommercio cerca una soluzione. Le indagini, rapina fallita, arrestati due malviventi, le impronte per incastrarli sono prese dal taglierino che avevano perso, ma dalla scientifica importanti elementi per ricostruire il profilo genetico anche dal cappello di uno dei ladri che avevano già colpito nelle varie rapine. E poi Treofan. Confindustria ha nominato il nuovo advisor per la politica da Terni. Giuli dà una pizzicata al sindaco Latini, questa volta non mi ha difeso. Il saluto proprio dell'ex vice sindaco durante la conferenza stampa di ieri. A Narni l'ospedale rimane senza acqua, dirottati i pazienti, una donna è stata costretta ad andare fino ad Orvieto per poter effettuare una coloscopia, mistero ancora sulle cause del guasto. Dal tribunale di Orvieto per il terremoto, morte di Barbara Marinelli, un'insegnante di 42 anni, Matteo Giallorenzi di 44, ha processo il progettista dell'Hotel Roma di Amatrice. Da Morricone a Chopin, Giovanni supera se stesso, esibizione al pianoforte per lo studente dell'Angeloni che è affetto da sindrome di Ops, emozionato al termine della prova, ha detto la scuola è una seconda famiglia. Commosso anche l'insegnante di sostegno Alberto Pierotti che ha detto il rapporto con lui mi ha arricchito, è un ragazzo pieno di umanità. Il libro Terni non è ancora una città universitaria e poi invece la questione referendum, ex PD, Lega e Forza Italia nel Comitato Giustizia Giusta. Federico Brizzi ha detto la trasversalità è un valore aggiunto, il primo evento sarà con la senatrice Giulia Buongiorno. Le pagine della Nazione, ripartiamo dalle città, ci spostiamo a Perugia, tutti pazzi per il padel, sono stati inaugurati tre campi, si è parlato di disoccupazione, precariato con il messaggio del Cardinale Bassetti, giovani e lavoro, un cantiere che non ammette più ritardi. In via della Pallotta si riaccendono le insegne, arriva una nuova profumeria e poi a Borgo d'Oro l'evento enogastronomico, stasera in scena la marcia dei mille calici, Università dei Sapori, Open Day, focus sugli stage e i laboratori. Dalle pagine del Trasimeno, Poste ora scatta la raccolta firme, Comitato Pievaiola e Lista Civica Piegaro avviano una petizione contro la chiusura e la riduzione degli uffici. La battaglia, troppi disagi e disservizi dovuti al maggior afflusso delle persone, chiediamo anche più personale. A Corciano, nuova farmacia in località Terrioli, l'assessore Caponi, grande soddisfazione per questa apertura. A Magione, la vita dei pescatori nella notte dei tempi, una mostra promossa dal Comune, saranno esposti reperti archeologici inediti. A Paciano una non stop di tennis per ricordare Francesco Boccioli, odontotecnico, istruttore sportivo e grande animatore delle tante iniziative organizzate a Paciano. Da Assisi il latitante finisce nella rete, scovato in una struttura ricettiva un avvocato brasiliano di 55 anni, c'era un mandato di cattura internazionale. Verso le elezioni Luigi Nociotti ritenta la corsa come 5 anni fa, è lui il candidato sindaco della sinistra. Della lista chiocciola sinistra. A Bassia Umbra da domani un palazzo comunale tutto nuovo è stato ristrutturato con criteri antisismici e con migliorie energetiche, viene riaperto con una cerimonia ad hoc. A Marciano il sindaco, gli uffici postali tornino alla normalità, Francesca Mele torna a chiedere a Poste Italiane di superare le limitazioni legate alla fase acuta dettata dal Covid. A Gubbio parliamo di politica, un consiglio a geometria variabile, in comune in 2 anni registrate 3 dimissioni, cambi di casacca e la sostituzione di 2 assessori. In aula i cambiamenti hanno indebolito la maggioranza, passata da 16 a 14 consiglieri, sindaco compreso. Verrà presentato in 2 giorni, oggi e domani, il nuovo libro e l'ultima fatica di Simone Zaccagni, Ugubini Fantastici. È stato invece inaugurato ed è entrato da una settimana in pieno attività lo sportello digitale di Umbraque, che è in funzione presso la sede del Digipass di Via Gioia, tutti i servizi in un clic. A Gualdo Tadino la porta San Benedetto rinasce dopo la crisi, giovedì 15 luglio si terranno le elezioni del comitato direttivo, le ostilità sono finite. E poi invece a Nocera Umbra Massimo Montironi presenta
presenta la sua candidatura, medico in pensione, correrà per la lista Scegliamo Nocera, che è sostenuta da PD e Italia Viva. La città di Castello, guardia medica stop al servizio H24, c'è l'allarme a Monte Santa Maria Tiberina, Pietralunga e San Giustino, i sindaci chiedono alla regione di intervenire al più presto. E proprio a San Giustino invece, cambiando argomento, il traffico è andato in tilt in Viale Toscana, un'auto si è ribaltata in mezzo alla strada, centro antiviolenza, 280 chiamate in un anno, 76 colloqui per 26 donne, servizi gratuiti. Da Castello un nuovo edificio per l'Istituto Franchetti, note di natura, concerto fra gli ulivi della famiglia Ranieri, sempre dalla città di Fernate. A Montoni invece un'estate ricca di eventi al Museo di San Francesco. A Foligno, un Folignate alla Biennale di Londra, alla Chelsea Old Town Hall di King's Road sarà esposta l'opera Involucro di Elia Lunni Tullini, che è una giovane promessa dell'arte. Il Consiglio Comunale invece discute della tassa dei rifiuti, torna dunque a riunirsi. Mazzocchio lascia l'Atletica Winner, darò una mano dietro le quinte. La decisione dopo 8 anni di presidenza dell'associazione, ha detto, è una realtà di grandi uomini e bilanci invidiabili. La tappa di Foligno invece vince l'Oscar del Giro d'Italia nella speciale classifica degli Oscar stilata proprio alla conclusione dell'edizione 2021 del Giro. Da Spoleto c'è il festival Niente Musica nei Bar, l'ordinanza del commissario che interessa 9 locali obbligati al silenzio serale. Per quanto riguarda invece il traffico, nel centro storico è limitato il transito di motorini e motociclette, l'obiettivo è quello di tutelare chi passeggia. E poi invece a Foligno il comune cerca nuovi asili nido, è stato pubblicato. L'obiettivo è quello di raccogliere i bambini da 1 a 3 anni che sono in lista, è stato pubblicato sul sito del comune l'avviso. A Castelluccio, peccato il disimpegno delle Marche, Legambiente interviene sulle scelte per regolare la Fiorita, mezza vittoria che sia punto di partenza. Da Spoleto, contributi cassa e per la ricostruzione, occhio alle novità, il Comune chiede ai beneficiari di dichiarare quanto percepito e nell'articolo ecco come fare. A Terni, la politica, sciolto Uniti per Terni, Balzer in consiglio, in comune tra cambi di casacca multipli e rimpassi di giunta dell'assemblea uscita 3 anni fa dalle urne, rimasto ben poco. L'ex vice sindaco Giuli, dopo il defenestramento, dice: sono stato allontanato per scelte politiche, sono state sbrindellate le mie deleghe. Cascata delle marmore sui vasetti di Nutella fra le 42 bellezze italiane. Scuola calcio gratis alla San Giovanni Bosco. L'iniziativa è destinata a tutti i bambini per la prossima stagione. Lo sport è un diritto. Da Orovieto, Michelangelo, eroe a 10 anni, ha salvato 2 coetanei che non riuscivano a tornare a riva, li ha agganciati al suo SUP e li ha portati in salvo. Il riconoscimento del sindaco Tardani, che gli ha consegnato le chiavi della città e la spilla con lo stemma. A Montecchio, lungo i borghi silenti, oltre 500 camminatori in marcia sul sentiero. E poi invece, sempre da Orvieto, notti d'estate, 1,5 mesi di eventi. Prima serata in programma l'8 luglio, Cristicchi si esibirà sul sagrato del Duomo. Da Terni, il nuoto sincronizzato, di scena alle piscine, Pala de Santis c'è il tennis tavolo. Andiamo ancora avanti, siamo alle notizie del tempo libero con le pagine della Nazione, cultura, spettacoli e società, il Festival dei Due Mondi e l'ora del debutto, la direttrice artistica Monique Vaught svela l'edizione 2021, ma anche le voci dei protagonisti, progetti spettacolari e le speranze della ripartenza. Si parla di Van Fischer, che dirige il grande concerto inaugurale questa sera in Piazza Duomo con la Budapest Festival Orchestra. E poi gli eventi e personaggi del territorio. Fra le altre notizie, Alberto Angela, che dice: è un piacere essere a Todi, c'è anche Scarpati nei panni di Jacopone. Tutte le altre notizie le lasciamo invece alle vostre letture. Noi passiamo alle notizie dalle home page dei vari siti. Su Umbria 24 si parla di lavoro, con la regione che valuta sgravi contributivi per 3 anni, sul piatto ci sono 10 milioni di euro. Da Perugia Today invece in primo piano la cronaca con l'incidente di Magione in cui ha perso la vita un uomo di 46 anni, ma anche il Covid con una curva che è in continua discesa, l'incidenza in calo ma non in Valnerina. Da tuttooggi.info in primo piano ancora la cronaca, si parla però anche del lavoro col sostegno alle imprese che assumono e dell'arte del Festival di Spoleto.
Dalle pagine invece di Gualdo News e da TRG Media si entra più nei territori. Con Gualdo News la cronaca: ragazza di 16 anni a Nocera scappa da casa, è stata ritrovata. Su TRG Media invece in primo piano si parla di una festa di San Giovanni a metà Gubbio perché è stata annullata la tradizionale fiera. In compenso un grande successo per la cena in piazza del quartiere di San Giuliano. Noi torniamo con la pagina sportiva subito dopo il break pubblicitario, fra poco.